Johnny Crosio, il futuro di Alitalia sembra che non sia più così roseo. Cosa è successo? Ma tutte le premesse fatte dal governo Renzi si sono rilevate fallimentari. Noi già l'avevamo detto al governo Letta, che era andato col cappello in mano con gli arabi di Etihad per cercare di portare a casa qualcosa. Oggi, questa mattina, è saltato tutto. Poche settimane fa in commissione con il ministro Lupi io ero stato molto chiaro dicendo che la faccenda non era chiara, no, che la questione era molto complicata e veniva gestita male. Il governo non è stato capace di dare garanzie per far sì che Etihad entrasse nella compagnia dell'Italia. Questo è molto grave, dimostra tutta l'incapacità del governo, ma mette veramente in ginocchio il nostro trasporto aereo. Questa mattina è stato lanciato un Mayday da parte di Alitalia e purtroppo saranno ancora gli italiani una volta probabilmente a pagare e probabilmente a subire le conseguenze. Questo è veramente molto grave, è uno dei fallimenti, il primo fallimento del governo Renzi.